C'hai sta roba nuova. Bella, sì. Però c'è il frigorifero per aprirlo, c'ho la combinazione. Televisore enorme, dice piglia 3.000 canali, lo so, ma è sempre su qui CNN del cazzo. Non c'è mai verso di vedere un Marzullo, un Costanzo, un vecchio TG5. Sì, lo so, anche lì fanno altro che parlare degli americani, però almeno intendo. Poi la macchina me l'hanno smozzolata tutta, con quei giochini baseball. Ma poi che gioco è? Che regole c'ha qui gioco? Tira la palla, passa la palla, tira la palla, passa la palla. Tu palle! È già un mese sono qui, a me mi pare un anno. Mi babbo dice lei è un dovere, e per tutti questi anni ci hanno sempre aiutato e bisogna ringraziargli. Ma qui ci cambiano la vita, eh. A me importa la sega degli americani, eh. Questi, capito, vengano qui, chiedano, ordinano, si installano, si impiantano. Oh, ma che credano di essere padroni del mondo? Eh no. C'è il caffè non sa più di un cazzo. Mi sembra di bere acqua di pozzanghera. Poi c'è questa zia, quanto la mangia questa zia? Basta! Quell'altro rintronato, ne parliamo. Tutte le mattine mi svegliano quella sigletti piripì, piripì, quelle marcettine piripì di mattina. Colonnello, colonnello dei briai. Posso imparare a raccontarmi del Vietnam? Oh, l'avevi perso! L'aveva finito, l'avevi perso! E chiacchiera sul Vietnam, grande Jimmy sparò a Johnny, Frank sparò a Billy, che Johnny ferì Jim. Oh! Accidenta a quel giorno che siamo andati a incontrarli a Carramba. Che poi se i parenti non si vedono per 30 anni un motivo ci sarà, no? Io non lo so quanto reggo con questa gente. Non lo so. Starà a vedere. Bene, grazie. E insomma, zia, veramente che sorpresona mi avevi fatto. Ho proprio una bella sorpresa. Anche te ti ha fatto d'aggancio la Carrà. Zitto, zitto tutto questo tempo. No, sono rimasto proprio, non me l'aspettavo. E ora che avete intenzione di fare? Insomma, viaggi, turismo. Zia, che progetti avete? Quando tornate in America? Never! Come never? Mai! She's only joking, Lando! Che vuol dire joking? È stato uno scherzo! Ho fatto paura, eh! Restiamo solo un po' di tempo, ma niente viaggi. Voglio vivere i miei ricordi, la casa dove sono nata, ma soprattutto voglio stare con te, io e te, io e te, io e te. Da baci, Nazia, da baci, Nazia. Da baci. Cameriere, la torta! Questo pachiderma che vedete al tavolo è la sorella della mia povera mamma, la zia Giuli, che negli anni 70 si innamorò di un tenentino americano in forza alla base di Camp Derby, che sta di faccia a casa mia, e scappò in America con lui. E non è mai più tornata. Ci voleva Carramba per farmela rincontrare. Fu il mio babbo che per farmi un regalo di compleanno contattò la Carrà e combinarono l'incontro. E dopo 30 anni la zia Giuli è qui. Baci, abbracci, pianti. E poi, finita la trasmissione, perché ha parenti e gli va voluto bene, perché sono parenti. Ma devono essere assenti. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claim he has a misery, but he having a lot of fun. Oh baby, yes baby, woo baby, having me some fun tonight. Lando, ma pianino, c'è le buche. Le buche? C'è l'asfalto, non ce n'è buche, zia. Io le sento. Andrò più piano. Certo, zia, te, sei stata 30 anni in America, ma l'inglese è un tuo mastico. Lando, l'inglese è un mastico proprio. Masti tutta trova. E Lando, quanto mancare. Io soffocare, non resisto in questa fucking piccolissima macchina italiana. Oh, sì, non è la macchina, è piccola, è la zia ed è grande. Donnina San, me la aspettavo più grande.
Anche questa cuscina io me la ricordavo più grande. Sì, è sempre stata così, non si toccava nulla. Lando, come mettere queste valigie? Di là, mettile di là. Un po' di latte ce l'hai? Sì, ce l'ho nel frigorifero. Quello è il frigorifero? Perché? Che c'è? Quello non basta nemmeno a me per far colazione. Capito, zia, questo c'ho io. Comunque il latte ce l'ho, tanto ti do il latte. Dovrebbe essere anche fresco. Tieni, zia. Bevi. Bevi piano, Ti strafogare. E le ghiaccio. Ce n'ha ancora? A finire. L'era un litro. Io ne avevo 3 o 4 giorni. Vorrà dire che domani lo ricomprerò. Se no ti piglio una mucca direttamente. Che devo fare? Guarda! Oh! Tu non avere parabola per vedere televisori americani. CNN, NBC, Sun Channel. No, qui ci sa l'antenna per i canali normal. 1, 2, 3, Berlusconi pare. Shit! No, neanche quello. Quel televisore è troppo small. Per vedere bene, avere bisogno almeno 46 pollici. Ma io qui intorno non vedo nulla, non c'è un frullatore. Un frullatore al microonde. Ma come vuoi vivere in questa casa? Oh, io, zio. Guarda! Che c'è? Questo letto è troppo piccolo, zia Capotare. Allora, ragazzi, vuoi dormire in camera mia, dai. E c'è il letto grande lì. Sì, e te dove tu dormi? E dormirò in camerina, tu sai dove. Ah, sempre che il discorso è un dovere. Sorry, devo andare in bagno. Sì, baci, però guarda, te lo dico prima. Il bagno è piccolo, è un piccolo bagno italiano. Caro Gluglu, ma te lo sa Antania chi aspettava di conoscere la zia Giulia? E poi l'unica foto che avevo era quella lì, era tutta pelle e ossa, io la riconoscevo. Che si vedeva stare in America, è tutto grande, uno va lì e ingrandisce. Infatti arrivava qui e cominciava a dire la casa è piccola, me la ricordavo più grande, il frigorifero è piccolo. Il latte mi ce ne vo 4-5 litri. Comunque, chi c'entra? Sono contento, Però, bisogna vedere quanto ci stanno. Vabbè, da mangiare tu ce l'hai. Da bere pure, io vado a letto. Glu glu cosa? Che cosa? E da quando sei piccino che mi fai questo richiamo, questo bisogno di che cosa? Io non ti intendo. Buonanotte, ci si vede domani. 46, 47, 48, 49, 50. On your feet, dog soldiers. Double time march. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sing it out. From the halls of Amman to Zuma, to the shores of Tripoli. We will fight our country's bear. Che c'è? Hey, Lando! Come on down! Sveglia! Lando! Che succede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zio, ma cosa fai? Quel fucile? Ginnastica! Far bene! Come on down! Ma sono le 5 di mattina. Ricorda, svegliare prima di canto di gallo. Ma quale gallo? Non c'è nemmeno il gallo qui. Qui c'è un tacchino, fa glu glu. Non si sa neanche che vuol dire. Poi ho la ginnastica, la forne campi. Dai, forza. Grazie, sta americana. Lando! Che c'è, zia? Vieni qua! Vabbè, vengo, dai. Lando! Eccomi, zia, che c'è? Io ho fame, appena mi levo. Ho bisogno di mangiare, tu devi andare a fare la spesa. Sì, ma sono le 5 di mattina. Ma io c'ho il fuso americano. Ho capito, ma i negozi sono chiusi, aprono all'8. In America sono aperti 24 ore. Sì, ho capito, zia, ma qui non siamo in America. Infatti ci sono altri orari. Poi dormiamo un po' di più, perché veramente io tra un'ora c'ho da danni ai campi. Ma io c'ho un buco nello stomaco. Zia, vieni a tappare il buco. Alzami te! Vabbè, te li porto io. Zio, ma cosa fai? Baseball. Fatto fuori campo, sorry. Ma sorry che? No! Vai a giocare dentro il campo, eh! Andare nell'interno del campo, non fuori campo. Ok, baby. Allora, queste uova sono fatte! Le uova erano fatte, ora vanno rifatte. Ha fatto il fuori campo, è stato. Tanto, fatemi un'altra mezz'oretta, vai. E gliele cuocio io l'uova alla zia Giulia. Sì, che tu gliele cuovi sotto la seggiolina. E gliele cuocevo nel fornellino da campo, no? Ignorante. Accidenta, fatti il fuori campo.
stato? Ieri sera. Ma com'eri? Com'eri bello in televisione? Perché dal vivo faccio schifo? No, cosa c'entra? Però in televisione stavi meglio, tutto vestito per benino, col viso rosso di quella si vergogna, eh? Si vedeva molto? Facevi tenerezza. No, non è che tenerezza, è che lì veramente ti mettono uno sgasuzzo chiuso e poi veramente tu sai mia, che ti fanno la sorpresa davvero, io veramente non sapevo mia nulla. Ma dimmi un pochino, ma la tuzza americana è per davvero sì grassa? Cammela, cammela, mammella. Oh, via, Lando, voglio dammi farla un pochino. Dammi la porta alla zia, bella. Oh, via, Lando, voglio farla un pochino, sei stata un po' leggera. Oh, si parla mai, da chi è il monte di ospite. Spettacolo è così come dicono. Dammi la mano, mi dici di andare via. Ma dove? Dove? Ci vado a fare la spesa. La spesa? Vado alla zia che lì sta mi ha dato. Allora. Accidenti, tutta questa roba ci mangia nelle panze. Infatti, che ne dai? E con questi sono 20 kg di patate. Buono. Fai che ti avevi detto, 18 kg di peperoni. 10 di arance, eccoli te l'ho dati, 6 mazzettini di carciofi, eccoli lì, 8 cestini di insalata, te l'ho dai, 10 mazzetti di asparagi belli belli, te l'ho dai, 15 di peperoni, 10 di zucchine. Bene, c'è tutto, segna, pago domani in dollari, ciao. Bene, ciao. 10 di broccoli, te l'ho dai, 7 di spinaci, te l'ho dai anche questo, 4 di cetrioli, e te l'ho dai, 1 chilo d'olive, te l'ho dai. Carlo, chiude? Io devo fare la spesa. 7 di prugne, te l'ho dai. 5 di kiwi, te l'ho dai. 15 bistecche con l'osso, 30 kg di macinato, 8 rollè e 70 salsicce. 70 salsicce? E chi ce l'ha? Ce l'ha 3 maiali. E ce ne avrà una ventina. Vabbè, allora fa una telefonata, aspetta un attimo. Aspetta, Zia, sono io. E non ce l'hanno 70 salsicce, ce l'hanno solo 20. Ma come sono 20? 20 non mi bastano. E che ti fo? Qui c'è un macellaio solo in paese, non è che ce n'è 10. Ascoltami allora, sai che? Fa una cosa, fatti fare la frentina con tolette d'agnello e fatela anche imparare, va bene? Hai posto delle salsicce? No, anche le salsicce! Vabbè, che ti fa un lisigne. No, segna, fai tutto un conto, poi pago in dollari. Baby, violenza! C'è zia? Devi tornare subito a paese! Mi sono dimenticato una cosa importantissima! Fammi almeno scaricare la macchina! Sì, ma fa veloce perché è urgente! Ma si può sapere che cos'è? Baby violenza! Baby violenza! Baby violenza, I'm drinking! Baby violenza, I'm making! Era come inferno! Tutto giallo di fuoco! Nero di fuoco. E la puzza di polvere di sparo. L'odore di nepal. Yeah. E poi ratatatatata, elicotteri. Operazione Polizia Saigon. Era un brutto giorno. Musi gialli dappertutto. E poi improvviso. Bravo! Yeah, ma dai, è tardi a quest'ora. Io sentivo un bruciore. Grande bruciore. Nel mio collo. Come? Te la sei fatta addosso? No, Charlie dietro di me sparare a Kalashnikov e mi ha preso proprio qui. T'ha messo la supposta, diciamo. No, vabbè, no, scherzo, una battuta. No. Tu ridi come Charlie. Chi è Charlie? Charlie è Viet Cong. Tu ridi come lui. Ma no! Tu non credi me? Faccio vedere io.
Guardare bene. Sì, lo vedo, rivesti. Vabbè, io porto a letto il babbo perché è tardi. Zia, tanto vi sparecchi te, no? La bacinazia. Non bacino. Vai, piano però, che non sono una cotoletta. Ciao, buonanotte. Buonanotte, piano. Vabbè, via, buonanotte. Andiamo a letto, vieni. Andiamo, spentume. Buonanotte, amore. Buonanotte. Sento una cosa. Se deve essere un dovere per me, deve essere anche per te. Sicché te da domani tu sta sveglio. Perché questi monologhi sui Vietnam, io se ne avrei rotto coglione, capito? Baby Lanta! Sarebbero le 5, maremma americana! Eh? Oh, via! Pronto? Chi? Chi è? Non intendo! Non si chiama a casa a quest'ora! È l'alba qui! Deve essere Mark, per me. Ho capito, zio, ma è l'alba, eh? Io si dorme mai. Lì è 10 di sera. Hello? Ah, hi, honey. Ho capito, ma perché non chiamano quando è le 10 di sera? Qua è l'alba là, scusa. Perché alba dormano. Yeah, I was talking to your cousin. Yeah, oh, it's wonderful. Yeah. Oh, I love you, that's wonderful. Arriva domani. Yeah, don't worry, we'll be at the airport. Goodbye. Bye, honey. Yeah! Oh, arriva chi arriva? Mia figlia Wendy! Ma non solo! Arriva con Nicky! Yeah! Basta! È le 5 di mattina, eh! Allora, chi è Nicola? Il nostro nipote! Yeah! Ho capito, ma tutta questa gente dove si mettono? Aia! Dove c'è posto per 4, c'è posto per 6. Ma Yehudi che mangi la banana di mattina, zia. Lando, certo sono venute belle e stanno le zucche, eh? Stanno belle annata. Senti, io due belle zucche ce l'ho qua, vedi? E mi arrivano in terra, capito? Qui la situazione si fa seria. Ora ne arrivano altri due. E se tanto mi dà tanto, lei sarà un elefante e i bambini un dumbo. Io e te bisogna andare a dormire nella cameretta. Io devo dormire perché devo lavorare. E allora per lavorare devo dormire, va bene? C'ha ragione. Senti, Lando, la zia e lo zio avevano chiesto se tu potevi andare a te a Roma all'aeroporto a pigliare la figliola e il bambino, eh? Io? Ma io devo lavorare, scusa, ma...
A che ora arrivano? Alle 6 di pomeriggio. Sei Wendy? No, io sono Samantha. Meno male. Landy? Eh? Lando mi chiami. E io Wendy. No, Wendy, è scritto male. Ci abbracciamo? Sì. Oh, my cugina, what a pleasure. Siamo cugini. Lui è Nicola. My name is Nicholas. It's cute. Andiamo? Oh, yeah, let's go, no? Siamo cugini. Yeah? Facevo più, cioè non pensavo che eri così. Facevo più robusta. Volte ho immaginato questa campagna toscana, tu non sai. Bella, eh? Quando mia madre mi ha insegnato italiano, mi ha insegnato tutte cose toscane. La hojahola con Hanuccio Horta. Brava, sembri proprio toscana. Sì. Brava. Ah, tutta Italia è bella, ma Toscana ha qualcosa in più. Forse per storia e per radici. Anche tu, viso. Che c'è? Viso antico, lungo, come scolpito in marmo. No, ora è scolpito perché, insomma, dormire poco, insomma, allora è più scolpito. Se io dormire, un po' meno scolpito. Anche tu, comunque, scolpita in marmo. Ma il bambino dorme? No, no, lui così, eh. Are you okay, baby? È molto tranquillo. Silenzio. Do you think it's my fault that he's so selfish and mean? No. You're right. You just have to make up your mind. Your mother and I love you. And we don't like to see you upset. What should I do? Zap him! But I already did, and now you guys are angry with me. This has been going on for years. Why don't you just dump the selfish, draft-dodging bastard and get on with your life? You don't understand. It's not that easy. I do love the guy. Che tu scotti, capino? I can't do it. Che mi vuoi far credere di capire che dicono? Le parole no, ma dai il senso e mi fa di capire che ogni piace la bistecca. Rosa, sei perfetta, oh. Ma sei sicuro? Dai senso. I do love the guy. No. I can't do it. You really stupid! No, scusate un attimo, scusate se vi interrompo, ma quando bisogna interrompere. Cioè, ma che per caso non vi va bene la bistecca? No, ditelo, perché se è così, sbagliate voi, ve lo dico subito, perché la bistecca fiorentina va fatta così, va cotta bordo sopra, bordo sotto e rossa bella dentro. Se a voi non vi piace, cioè sbagliate voi in questo caso, perché siete americani, non lo sapete, ma la bistecca fiorentina è così, non c'è via di mezzo, capite? Se uno vuole mangiare la bistecca fiorentina è così. Poi, un'altra cosa, non fate tanta comunella tra di voi. Cioè, se c'è un problema se ne parla, perché siamo una presunta famiglia, allora se ne parla. Detto questo, io vi saluto perché adesso mi avete leggermente alterato, perché sulla bistecca io non accetto. Questo è so tutto, ma no. Ma che gli hai preso? E che c'entra la bistecca? Ma è ottima. No, ma vedi che lui è un capisce l'inglese, inteso? E allora ha pensato che burlassi perché per la bistecca, insomma, capito? D'altra parte lui all'ignoranza.
Ciao, Nicola. Senti, posso vedere un moment television essere partita calcio importante per zio? No. Nicola, tu giocare da oggi pomeriggio, fare vedere pezzettino partita, tra l'altro è importante essere squadra del cuore, importante per zio. Su. No, te la rimetto, però che urli, scusa, fai vedere partita zio, così non va bene, se no la televisione ce n'è una, il nostro rapporto è iniziato malissimo. Fuck you! No, il ditino te lo spezzo, accetto tutto, ma questo no, perché io stronco ditino, puoi non giocare più giochino, se no a quelli non gli va bene la bistecca, la televisione ce n'è una sola e non si vede, no, così no, zio, avere palle big, avere due belle palle grosse. I had enough of your crap, I can't do this anymore. No, fuck, you can't do that. What about Nicholas? What are you gonna do with that? He's never home. Che chiacchiera? Con le due di notte. What do you think Nicholas saying? You know, you go and you come back, you're never even home. I know, but you know, you can't be treating me like this. It's not fair. Don't do this to me. I know, but you're such a fucking ass. I'll fuck you too! Arcamadina e Sassà! Ando, ma cosa fare tu qui? No, scusa, niente. Vuoi andare in bagno? I'm sorry, ma io non posso sapere che tu stai dietro la porta. No, lo so. Fa male? No, ai, no, ora passa. Senti, ma che succede? Sentivo chiacchierici. Lascia perdere, non vale pena. Ma invece vale pena, parliamole, perché se c'è problemi bisogna sfogarsi, parliamone. Capisce che tipo di uomo è? Tutti lui, solo lui. Lui è artista, lui va via 3 giorni e non si fa mai sentire. Quando torna a casa, saluta bambina con fischio. E poi prende me e come animale, fa sesso come senza dire parola. E dopo, appena finita, va a suonare chitarra. Scusa, non ho capito, che fa appena finito? Suona chitarra. Appena finito? Lui lascia me sola, sdraiata per terra, tutta nuda, e non domanda mai se è piaciuto a me. Lui fa solo per sé. Lui scopare, e poi... Suonare chitarra? No, dicevo. Io scappata da lui. Io ho paura di lui. Per me e per Nicholas. Tanto io non sono donna con palle. Io ho bisogno di un uomo buono che... parla con cuore, che ascoltare me. Capisco, però dai, ora... No, se io posso esprimere una mia opinione, io non sono d'accordo con certi uomini, neanche io. Perché anch'io sì, delle volte, ma io non sono così. Non sono così perché ci vuole rispetto, secondo me. Perché è l'americano, capisci? Cioè, ora io non voglio fare di tutto un fascio d'erba, ma... esiste il maschilismo che sarebbe troppo facile se no, perché è insito nell'uomo un certo modo comportamentale di comportarsi, che io non sono a questa maniera, non si può suonare la chitarra, via, giù. Scusa Lande, ma io ho capito niente, forse è meglio andare a dormire. Buonanotte. Dici? Vedi, a non prendere la terza media. Non ho capito niente, ma sarà per la lingua. È inutile tu faccia glu glu, perché anche quando parli te non si capisce. Quindi stai zitto. Shut up! Ok, stand tall and sing it out. This is my rifle, this is my gun. This is for shooting, this is for fun. This is my rifle, this is my gun. This is for shooting and this is for fun. Fuck, fuck, fuck! Good morning. Marziani, c'è Marziani, oh! Ah,
Ma che è sto mostro? Arrivo dall'America. Mio compito, miglior amico Nicolas, essere posto anche per me? Ma pure per il robot? Sì, sei lì? Che vuoi? Ma niente, devi andare a fare la spesa, mi ci vuole i soldi, poi insomma c'ho da pagare anche i conti arretrati, eh? Però bisogna ti aspetti che esca. Quanto? Una 40-45 di minuti. Madonna, quanti anni fa? Vabbè, cerca se tu puoi un po' stringere i tempi. Sì, zia, sono sempre qui. Stanotte ho sognato la tua mamma. Lei era tanto bella. Era contenta. La rideva. Di che rideva? Che lei era felice, che siamo tutti insieme e che ci si vuole tanto bene. E poi la mi ha detto anche un'altra cosa. Di salutarti tanto. E una di queste notte la verrà a trovare anche te. Mamma. Io ti voglio tanto bene, ma se tu devi venire a trovarmi, vieni dopo le 5, perché se non dormo un par d'ore vengo io a trovare te. Mi chiamo. Come va a testa? Sì, bene, bene. È sconfiotto? Ma che corso fino a qua? Saranno 5 chilometri. Sì, io devo solito fare 20. Grazie. Devo fare anche 3, fatto bene, butto giù pancia. Allora la zia Giulia dovrebbe fare 3.000. Ma tu non correre mai? No, se mi inseguono. Io vorrei chiedere scusa a te, Randy. Di cosa? Per il mio sfogo di yesterday night. Ma io passare brutto momento. No, guarda, anzi, ti chiedo scusa io perché, insomma, ieri sera ho fatto quel discorso, insomma, ho intrecciato delle parole. È per la lingua, credo che non ci si intende. Okay. Quindi, ma dove andare? E vado in paese a fare spesa. Ma paese? Wow, it's okay, posso venire con te? Certo. Sì? Però dovrei tornare a casa per cambiare questo vestito, è troppo appariscente, no? Effettivamente. Campanile is wonderful, che bello! Sì. Tipica chiesetta italiana? Sì, è tipico. Anche questa pietra, tipica medievale. Attenta però, eh. Questo posto mi fa sentire così libera. Sì, sentiti però libera ma fino a un certo punto. Oh ragazzi, ma che è? Eccomi, arrivo. Sembra il paese di favola. Oh principessa, che ti garba le favole? Vieni qua, ti metto sul pisello. Oh, come ti permetti? Oh? Ma va a farti vedere. Cosa avevi detto che è l'uomo? No, niente, andiamo via prima che questa favola finisca male. Una scarpaio, ora perché c'è dentro. Ah, niente. Sì. Oh, che bello. Senta, no? Guarda le cose alte, i monumenti alti, sono più belli. Oh, carino, questo piccolo supermarket. Sì, è tipico anche questo. Sì? A Nicola piace molto yogurt mirtilli. Perché è nutriente per il bambino, nutrisce. Ecco cereali. Sì, però. Ma non è la propria marca che piace a Nicola. Sì, va bene, però Wendy, la roba negli scaffali bassi, dimmela a me, te la prendo io. Ok. Ok, vai a vedere l'altra roba, vai. Scusa un attimo, scusate un attimo. Cosa ci fate qua a fare la spesa? Vi ci ho mai visto. Te, talebano, che ci fai al supermarket? Randy! Sì? Posso prendere 3 pacchi di popcorn? In che scaffale sono? Basta! Non ti chinare, vengo io! No, è finita la festa, capito? American paese più strong. Tutti hanno one possibility. People. Tutti insieme. America fa imparare i popoli come vivere. Sì, con la guerra però. Sì, perché la guerra porta pace. E tu, come italiano, dovresti sapere questo. Perché sotto i tedeschi, tu schiavo. Adesso tu sei libero. E perché sei libero, eh? E te lo dico io.
perché gli americani vengono qui a liberare te. Insomma, a me mi pare che... Sì, Orlando, ascolta, sta zitto, non tu c'eri, che io me ne ricordo, io c'ero. Però sì. Quando arrivarono gli americani, e si avviò a stare parecchio meglio, e si salvarono, dove si morì di fame. E loro portarono i buchi buchi, le scatolette di carne conservata, lo shaving gum, la cioccolata per i bambini. E sicché, e si cominciò a ripigliare il sorriso dopo tante tristezze. Però guerra è sempre cosa brutta. Che ne sai se è della guerra? È come la pena di morte. Quando ci vuole, ci vuole. E te per la paura portare i cipolli e sono belli e cotti. Qui dissento. Perché lo Stato non si può sostituire all'assassino, capito? E deve essere più magnanimo, capito? Ecco sì, magnanimo i cipolli, guarda. Io brindo all'America che ha liberato questa terra e che mi ha fatto conoscere questo meraviglioso uomo, che abbiamo fatto questa fantastica figlia e che mi ha dato la gioia immensa di questo nipotino. A Nicolas! A Nicolas! A Nicolas! Si digerisce, zia, eh? Ma aspetti mai il babbo. A me questi discorsi mi stanno via bene a mano, sa? L'americani e americani, ma la pena di morte no. Non lascia fare, tanto non li fai cambiare idea a questi. Perché io sono cattolico, anteso. E credo che soltanto Gesù abbia il diritto di decidere la morte di un uomo. T'ha ragione. Intanto si tratta di cambiare quattro cazzate in cucina. E sono americani, vai, si possono accontentare. Ma quando si tratta della vita dell'uomo umano, no, Io dissento. Anch'io dissento, e allora che si fa? Poi, se stavo te a dire che è un dovere, che bisogna sopportare perché è il volere della mamma, poi, arriva anche uè. E allora? Allora niente. Ad esempio Wendy stasera mi ha chiesto di portarla a Firenze a vedere i monumenti. Tra l'altro sono la sega io monumenti di Firenze. L'unica volta sono stata a Firenze a portarti all'ospedale. Chi la porta all'ospedale? Ho visto che io ti conosco, Ma dai, quella è la tua cugina. E c'ha un marito e un bambino. Ma chi ha detto nulla? Io ho detto solo la devo portare a Firenze. Ma poi cugina di che? Ma chi l'ha mai vista? Chi la conosce? E poi marito cosa? Che non fanno altro che litigare, mi ha detto lei, me l'ha detto. Che poi dice io suona sempre la chitarra, dopo, insomma, vabbè. E comunque? Comunque che? Quella gli è la tua cugina e basta. E tu la devi lasciare stare. Ma senti questi che va a pensare. Ma vai. Babbo. Che cazzo vuoi? Ma il duomo è quello con la cupola? No. Egli è quello che c'ha i tetti a vetri per far pigliare il sole alle piante e ai fiori. Ha capito? Ignoranti. Vieni, Landy! E vengo, però non è una bella idea sti fatti, Come riesce con questi rollerball, Si dice rollerblade. Perché lei sa pattinare? Certo che so pattinare. Ecco, allora pattini via dai coglioni che non è aria, per favore, Eccomi, Come on! God, it's so wonderful! Bella, Questa è la famosa piazza della signora che gli antichi Guelfi e Ghibellini dedicarono alla donna, piazza femmina. Ma è qua a essere scritto piazza signoria? Dove? Sì, guarda. Ah no, ma questa è una rubrica per gli stranieri, è sbagliata questa. Non è così. Ma anche là c'è scritta piazza della signoria? Ah, ma perché, lo sai perché? In antico arcaico fiorentino, per dire signora, si usava dire signoria, vossia, la venghi. E appunto, è come la squadra che c'è qua di calcio, no? La chiamavano Florentia, ma si chiama Fiorentina. Florentia fa cagare, insomma. Riprendi. È tutto bello, poi porti in America queste cose. Quello è Palazzo Vecchio? Sì, quello è vecchissimo, vedi come è ridotto. Vieni, Landy! Eccolo! Ecco, signorino, un bel gelatino alla crema e cioccolato. E poi? Me ne fa un altro? Sì, che gusto? Landy, che gusto volere del gelato? Amarena! Non mi riprendere, vengo male. Io volere vedere Uffizi. Uffizi? No, prima di tutto si dice Uffici.
Poi, Wendy, ho tutta la roba c'è da vedere. Che ti voglio chiudere in un ufficio? Che siamo impiegati. Quello è il Ponte Vecchio? Certo, quello è il Ponte Vecchio. Il palazzo è vecchio. Tutto vecchio è qua, lo sai, no? Questo è vecchio. Io sono vecchio. Infatti, si scherza, eh. Bello l'Arno, eh? Questo è il fiume più bello del mondo. Però l'acqua è essere molto sporca. No, no. No, è proprio il colore suo. E guarda là, quelle essere detersivi, inquinamento, no? Eh sì, ma lo sai perché? Per tenerlo pulito, proprio lo lavano con i detersivi, cioè li buttano a monte e gli scendono a valle. No, 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 non ho paura. Essere castoro. Castoro che tra l'altro predilige acque pulite, io te l'avevo detto. Andiamo via però perché tra un po' si riempie di castori. Andiamo a vedere l'uomo? Sì, bisogna trovarlo però. Tu aver fatto passare una bellissima giornata. Thank you, Landy. Niente, è un piacere per me. Landy, portami in un posto tuo, un posto speciale per te, un posto preferito tuo di questa wonderful city. Un posto preferito mio? Ecco, Wendy, questo è uno spedalone proprio doc. Cioè qui qualsiasi osso di fratture te lo rattoppa. Qui proprio di tutto, femori, tibie, speroni, maxilli, facciali, ogni cosa. Se ti arrivi qui con un ditino rotto, ti fanno manco entrare. Ti curano qui alla porta, tappo, di resto. Guarda, guarda che mezzo, guarda che bellezza. Landy, tu essere troppo dolce. Io? Sì, quando tu parlare a me, io capire, anche se tu parlare male. Perché tu parli con gesti, con espressione tipico viso italiano. No, ma io parlare male perché se io parlare bene tu non capire. Ma io capire, anche se tu non parlare. Questo noi chiamare feeling, capire? Feeling. Anch'io sento un po' di questa cosa. Ma perché tu non sposata, Landy? Perché non ho trovato donna giusta. E come donna giusta per te? Boh, sono a sega. Come? What? Sono a sega, vedi se io parlare bene te non capire. Che? Cara cucina. Eccoci. Orlando, che fuga. Ma cosa è successo? Nulla. Come nulla? È stato meraviglioso. Lo so, però ora io devo andare via. Come via? Subito, ora, così. Subito così. Tanto è sempre la stessa storia. Te vieni qui quando c'è voglia, fai tu comodi, poi prendi e te ne vai. Sei buona, dai, ben via. Io voglio un discorso, non voglio essere trattata da bestia, voglio essere trattata da essere umano. Un cipolle mia tromba e basta, eh. Non c'è feeling tra di noi, non c'è, è inutile. Dove vai? Dai, aiuto! Butto giù! Ho paura!
zio, questi scherzi non mi piacciono. Non nascosto nel fumo, can. Ma vai, quale fiume? Lavoro nei campi, dai. Imboscare a me, eh? Sono ubriaca a quest'ora. Yeah. Zio, mi fanno paura sti scherzi. Io faccio schizzare il tuo cervello per tutto il campo. Ma... confessa. Ma che da cosa? Ma che un po' di barche. Basta! È troppo fucking tardi. Questa è una sporca guerra. E io fermo. Non prendo prigionieri. Allora, dottore, come sta? Come sta? Ha preso una brutta paura, un grande spavento. Ma e sono scherzambisca che sono. Io pensare che lui sapere che fucile è caricata a salvo. Evidentemente non l'ha capito perché gli ha preso la palpitazione. Comunque il ragazzo l'ho visto un po' stressato, eh? Io gli ho dato un calmante, adesso credo che si riprenda. In ogni caso non mi sembra che siano scherzi da farsi. Bene, io vado. Arrivederci. L'accompagno. Che bel shop. Esagerà. Pronto? Sì, non mi chiamare qui, lo sai, mi spaventi i pesci. No, io oggi ho bisogno di un giorno di riposo e non ci sono per nessuno. No. Sì, i pesci te li porto, ma se mi chiami non li prendo. Dai, sì, va bene, ciao, ciao. Allora lo spengo. C'è ma facile, oh. Che è? Che è sta musica? Ma come? Oh, ma qui siamo a pescare, non è una discoteca. Well, long tall Sally Sheet, Bill the Speedy Guy, everything that Uncle John need, oh baby, yeah, baby, woo, baby, having it some fun tonight, yeah. Well, I saw Uncle John with bald head Sally, he saw Aunt Mary coming and he just walked in the alley. Non ce l'avevo posti così. Sì, ma in America è tutto diverso. Cioè, eh? Il fiume sono enorme, le cascate altissime, il bosco immensi. Qui è tutto piccolo, tutto piccolo. È come stare in favola. È posto ideale per crescere bambini. Nicholas, quando in America è troppo tranquillo, troppo tranquillo. Sì, invece ora è così vivace, così sveglio. Anche mio padre, Jack, quando è in America beve troppo. In America? Sì, ma da quando qua non beve quasi più. Sì, beve solo un bicchierino quando è a tavola. Sì, piccolo. Solo che è spesso a tavola, Scherzo. Once a hill is bombed for 12 hours straight, the operation is finished. We go there. Don't find one lousy body of a Viet Cong. Nothing. Victory. Fuck. Shit.
Lo zio mi ha distrutto la macchina. È un reduce. Capito? Però la macchina me la reduce male. Senti, dove vai? No, niente, Wendy mi ha chiesto di portarla a un ristorantino tipico. Soli? Sì, soli, perché? Un dovere, no? Che mi pedini? Oh, D'Aretta, guardami negli occhi. Io ho sempre detto che deve essere un dovere, non un piacere. Anteso? Io uniscono le rose, gialle sono le finestre, le rose. A me piacerà molto questa cucina povera italiana. It's wonderful questi salami attaccati. Tipico, musica un po' alta però. E canto a squarciacuore. È romantico. Perché ti voglio bene. Tipico italiano, no? Toscana mia bellissima, sei tu. Siamo in discoteca. Tipico. Ma quanto dura questa canzone? Nicholas is a really good boy. Essere buono lui. Non come padre, he's shit. Certo, voi americani vuoi bevere. Anche lo zio Jack, ma Emma. Perché poi fai tutto troppo, capito? Vuoi bevere troppo. Vuoi mangiare troppo. Anche te la ginnastica non ne fa troppa, è troppa ginnastica. Tu sei soda, ma è troppo soda. Ecco, sapevi. No, arrivati no. C'è un problema, Wendy. Mi sa che macchina Terminator. Casa? No, è proprio caput, finish. Però come si fa? Vuoi vedere? Vieni. Prendo io. Porta a casa io. Mamma. Tu pesi, ciccio. Questi sono gli omelette americani. No? Come è stato bene? No, ti piace il ristorante? Lo so. Non sentire tanto bene. Resisti, resisti. Tra poco arrivare. Tutto bene? Tutto bene? A me, dove porta la chitarra? E mamma pesa la veria. Finalmente. Oh, Landy. Che c'è? Vieni qui. No. Non si può dormire. Dorme con me. No, non si può dormire. Non si può. Non dorme. Dormi. Dorme con... Non si può. Dormi. Sessa, oppure dai.
pesce, zia. Vieni qua, vieni. Mi manda a comprare qualcosa perché sono stanco molto. Ti voglio fare vedere questa, guarda, bella. Che t'ha scolpito? Bella, sembra vera. Ma è vera, Come vera? Dove l'ha presa? In campo, perché non si può? Sì, si può, però ragazzi, prima di andare a spanne campi, ditemela a me, Comunque, perché si tratta di una zucca. Una? Guarda là! Ehi, hey, Arlando, questa è l'ultima. Zucche, finite, barbate, zucche. Levi zucche? Perché? No! Ma perché? Ma perché? Ma perché? Calmo, perché servono per stanotte. Ma che te le vuoi mangiare tutte? No, la festa di Halloween. Ma le zucche mie, ci ho messo un anno per coltivarle. Ma poi la festa di chi? Halloween. E chi è? Calma, Lando, calmati, io spiego tutto. Halloween, tipica festa americana. Come il nostro carnevale. Molto più importante. E ti pareva? Ma poi le zucche a che cosa servono? Landi, zucche è vero importante, essere simbolico. Come alberi di Natale non è possibile fare festa senza. Ho capito, ma qui non siamo la media, le zucche si mangiano, c'è un anno di lavoro, Please don't be angry, non arrabbiare. Oggi festa. Io invitare my friends. Gli amici della base militare con le famiglie, saranno una ventina. Fatto sorpresa, oggi ho comprato il costume anche per te, Che costume? Bella ciccia bomba cannoniere, e per la zia Julie il pipi ippopotamo. So far away, but so close to our hearts. I'd like us all to honor the United States of America and sing our national anthem. Yeah. Oh, say can you see by the dawn's early light that so proudly we hail. Glu glu, le zucche non ci so più, sai. Ma che festa è questa? Diavoli, streghe, fantasmi. A me poi mi hanno vestito, sembra la radiografia di Diabolik. A Podice è una festa particolare. A me pare uguale a tutte le altre. Gli usarti, tu balli e tutti ubriachi. Nandi. Oh, non sei a cantare?
nessuno fa male più. Fare male. Infatti, vedi, sono ridotto uno scheletro. You look very funny and you are funny. Io ti voglio dire grazie. Di cosa? Io stare bene qua. Stare bene con te. Io non sapere come dire, perché parliamo è difficile. Oh, shit. It's difficult, but I don't know what to say. Te la posso dire io una cosa, Wendy? Ieri sera, yesterday, quando t'ho portato in braccio, avrei potuto fare 100 di chilometri. Per te. Che ho toccato? L'allarme? Hello? Oh, no, no, I was at a party with Nicholas. Uh-huh. No, I don't want to talk about it over the phone, please. What? In Rome? When did you get here? Yeah, but it's just that I wouldn't have expected that from you. It's fine, fine. We'll talk it over tomorrow. I'll see you tomorrow. Bye. Domani arriva Matt. Chi? Matt, mio marito. Dove si Matt? Un colpo. Che mangia a quest'ora? È la maglio. Buon appetito. Thank you. Che tu guardi? No, è che vestita in questa maniera e somigli di molto alla tua mamma. Non è un bel complimento per lei, eh? Ma piccioncini? Non tornano più? Dove sono andati? Ci hanno lasciato pure il bambino? Che li devo fare pure da Bari al cadaverino? Zitto, ti capisce? Ma che capisce questo? Tu lo vedi come gli sta? Ah, eccoli. Ecco la rockstar. Che è una rockstar quella? Cioè, i musicisti, da che mondo è mondo, sono belli, biondi, capelloni. Questo è una mezza tacchina. A me invece mi pare già da stile. Oh, hi, Landy. Ciao. Hey, Nick. Mm.
fame. C'è qualcosa per lui? Ma è veramente un'ora di pranzo, eh? Comunque, gli posso dare gli spaghetti riscaldati, se gli vanno bene. Hey, do you mind if we just warm up some spaghetti? Is that okay? No, I don't want any of that leftover stuff. Tell him to make me some from scratch. Che ha detto? Scusa, Landa, dire che è meglio se tu poter fare nuovi. Vabbè, glieli farò nuovi, ammetto. Comunque io sono Lando. Hey, Landy, Wendy's told me so much about you. Che ha detto? Dire che è molto felice a conoscere te. Pure io. Come on, this one's more. Ecco gli spaghetti per Matt. E pure il vino. Spero che mi piacciono. Americano lo fa con me, lo fa, qui non si fa sta cosa, e mi avete rotto i coglioni ora, Te lo giuro! Lando, help me, Gesù sposo, come sia Giulio! Mamma mia, che messaggio! Sì, ma che macello t'ha fatto? E se ne accorgo di questi smorcesi italiani! Sì, va, ora le colpa dell'Italia anche qui! Ecco, ha finito. Sapevo. Nessuno si deve dare una mano lì? C'è da scaricare tutti i trattori, Lando, meno male tu l'hai comprato, non avevo proprio bisogno. Che tu pucci? Biscottini a Vinsanto, mondiali. Quanto diciamo tacco restoso? Quanto mi ci vuole? Mi ci vuole il tempo, mi ci vuole. Questo è rinforzato, va murato, tutto. Lando, che vuoi una mano? Sta buono, se mi invia, dai. Oh, le mani ce l'ho buone, Lo so, ma mi vicino gente, c'è da scaricare il trattore. Non l'è mutte, mitte, non gli è. Partito stamani con la Wendy. Ah, pure Wendy? Sono andata a fare un viaggio, avevano da discutere delle cose. Una specie di secondo viaggio di nozze. Ah. La sono andata via. Vabbè, scaderò da me il trattore. Addormento solo andando al beggio. Poi però mi devo svegliare subito dopo. Che vita di merda. Dai, su, bisogna reagire. E poi la mia cugina, oh, ha ragione mio babbo, non si può. Maremma in pesta, ladra, lurida. T'ha ragione, non mi resta che fa glu glu. O te che ci fai qui? Ti manca la mamma? Lo so. Anche a me mi manca. La mamma. Però vedi, Nicolas, io ti vorrei parlare. Ora, io lo so che te non ci siamo un bel rapporto, però secondo me te questo cosino marcio che c'hai in mano non ti fa mica bene, sai? Non ti fa bene, perché ti rincurva il cervelletto e ti fa dei danni. Vivi la vita! Tira due calci ad un pallone, quindi dai retta, zio. Questo lo piglia zio, questo lo piglia zio. E non te lo rende per una settimana. Vedrai che ti cura. Quanti ti c'è? No. Marco, io mi sdilinguo nella sfiga. Io sono stufa, capito? Stufa! Almeno prima in parole le dicevi, ora era qua la tavola americana, nemmeno più quelle. Ma io ti ho chiesto di sposarmi, eh? Ti ho chiesto di sposarmi, no! Ti ho chiesto di avere un dialogo, come due persone normali! Comunque
comunque guarda, questa era l'ultima volta. Non mi cercare più perché io ti lascio. Per sempre, eh? Quando è che le donne vogliono parlare? Prima o dopo? Ma. Esatto, non è pronta la cena. Orlando, dov'è? Non lo so. È un po' di tempo che mi preoccupa il ragazzo. Orlando! Zia Giulia aveva fame. Io la cena non la fo. E non ce la fo. Oh, ma che sei, briaco? No, ma lo sarò. E vi dirò di più. Da oggi in poi, e vale per tutta la family, compreso i chiacchierari, per cenare dovete preparare voi. Perché un dovere è un dovere. Ma io stasera dovrei andare fuori. Un destende? Ecco. Lando! Lando! Ma chi gli è presa qui, ragazzo? E gli manca la mamma. E a me mi manca la cena. Esibisce un timido ballo della danza con il ventre. Danzatrice e danza? Certo, andiamo subito. Ciao. Ciao. Ciao, io sono Aisha. Che fai, mi offri da bere? Sì, cavaliere, champagne. Senti, quel verso che facevi quando danza e somiglia a un verso di mio amico, un tacchino. Un tacchino? E che verso fa un tacchino? È simile al tuo. Ecco, lui fa uguale. Vorrei sapere che cosa c'è, il significato. Ah, ma questo è un grido berbero, un grido di gioia, di festa, si usa a fare nei matrimoni. Insomma, è un grido d'amore. Quindi è un richiamo. Cioè, allora, quando uno ha bisogno d'amore... sapere io che voleva dire glu glu. Tu me lo dovevi dire che avevi bisogno d'affetto.
Io pensavo di passasse il mio. Ma ora ho inteso. E domani a mattina... Domani a mattina prendo e vado a comprarti la più bella tacchina d'Europa. Come la vuoi? Bella, slanciata, con un lungo piumato naturale. Te la prendo per te. Per te. Perché almeno te devi godere. A soffrire ci penso io. Si chiama Glu Glu, veramente maschio, però è vergine. Insomma, ora non so te come sei messa, ma dovresti dare una mano, svezzarlo un po'. Però è bello, c'ha delle belle piume, tutto bello piumato. Dai, ti calmerà, poi è bello anche dentro come persona. Devo assistere tutti a questo fidanzamento. Che stai facendo? Lando, stavamo aspettando te, perché devo darti una buona notizia. Io e lo zio Jack abbiamo deciso di rimanere qui altri 3 mesi. E ho aspettato proprio oggi a dirtelo, perché per noi è una grande festa. Un'altra festa? Oggi per noi americani è la festa più importante dell'anno. Il giorno di un ringraziamento. Io ho cucinato per tutta la famiglia. E cosa si mangia il giorno di ringraziamento per tradizione? Cosa mangiare per tradizione? Nicky, action! Tacchino! Edizione straordinaria del nostro telegiornale. Parliamo del caso Cecchini. Nel nostro studio c'è il padre di Lando, il signor Renzo. Intanto buonasera. Buonasera. Sono passati ormai 3 giorni da quando il contadino Lando Cecchini tiene in ostaggio tutta la sua famiglia americana. Sono barricati all'interno del loro casolare e la vicenda per il momento non prevede una soluzione positiva. Allora, signor Cecchini, abbiamo capito che cosa è successo, ma non le sembra che la reazione di suo figlio sia un po' esagerata? Io intanto volevo dire che dissento. Non è che lui abbia torto, e ha ragione, ma con questo sistema, in questo modo, lui dà la ragione e passa torti. Bene, grazie signor Cecchini. Una novità però c'è stata, già, c'è stata proprio questa mattina intorno alle 11. Vediamo insieme questo filmato. Siamo all'interno della casa del signor Cecchini, come da sua richiesta, sentiamo cosa ha da dirci. Parlo? Niente, volevo assicurare tutti, qui c'è il piccolo Nicolas, vedete, non gli ho fatto assolutamente niente, l'ho solo legato, se no scappa, però ha il suo giochino, si può baloccare come più gli pare e gli piace. Ecco, ma è questa cosa che hai in mano? Ah, questa, dice, no, questo è un ricordino mio, una cosa mia che non... Capisco. Senta, signor Cecchini, ma sì. Il motivo, lei perché lo fa? Che mi hanno rotto i coglioni. Semplice, no? E zitti, zitti voi! Perché vi sento! Io vi sento! Va sulla vita in diretta questo? No. Siamo qui, abbiamo seguito il Cecchini che, tenendo sempre tutti sotto tiro, sta obbligando la sua famiglia a ripiantare delle zucche. No così, no, no! Gli hai fatto la faccia, allora la metti con la faccia rivolta in qua! Mi deve guardare! Prendi anche quella della zia! Sì, salve, signor Cecchini. Ci spiega il perché di questo gesto? Che significato ha? Il significato è sempre lo stesso. Mi hanno rotto i coglioni. Fa la sventola per bene, la dobbiamo vedere tutti, forza! Sono essere evento, I'm sorry. Me ne frego, la soffi con la bocca, forza! Ecco, signor Cecchini, non le chiedo il significato di questo gesto perché ho paura di sapere già la risposta. Piuttosto la mia domanda è un'altra. Perché lei ce l'ha così tanto con gli americani? Allora, io non è che ce l'ho con gli americani. Ce l'ho con gli italiani, che sono schiavi degli americani. Perché sì, gli americani ci hanno liberato e va bene, grazie America, grazie. Ma non gli si può leccare il culo tutta la vita. Anche perché hanno un culone enorme. Guardi qua che culone, questo è un culone americano.
E poi questi americani che vengono qui, che comprano tutto, e comprano pure i sentimenti, e poi vanno via. Questa cosa non va bene. E te fai sventolare, perché io ti tengo d'occhio. Va bene? Grazie, grazie signor Cecchini, abbiamo capito. Ecco, glielo dica a Cucuzza. A Cucuzza, a me l'avete in diretta? No, signor Cecchini, no. Purtroppo questa assurda vicenda che sta tenendo tutto il nostro paese con il fiato sospeso sembra ancora non avere una soluzione positiva. Ulteriori sviluppi tuttavia ve li daremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e arrivederci. Dove va? Non vede che è transennato, scusi. Io sono Wendy Weffer. Là dentro essere mio figlio, mio padre e mia madre. What is all this? My God, I need to see my family, okay? They're all inside. Venite, venite. Venite, riprendete tutto. Voglio tutti fare la veda. Voglio che Cucuzza vedi, la linea in diretta, no? Sì. Allora, Nicolino, vai! Pum, 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 pum. Vai, Ciaciuli! Italia, se dexta dell'elmo di Scipio, se cinta la festa... Vai, Ciacec! Dov'è la vittoria, la porga, la chioma, che schifa di Roma? Ehi, ehi! Cosa hai detto? Schiaffa? Che cosa hai detto? Non ti azzardare mai più, dico mai, di storpiare in italiano. Schiava di Roma, si dice. Forza, da capo Nicolino. Parma, 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 parma. Ma che fanno? E cantano l'inno. Ma fa mica papparapap. Pa, 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 pa. Ma no, e fa pa, 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 pa. Ma che fa pa, 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 pa. Landi! Roma! Landi, sono io, Wendy! Landi, sono tornata per te! I love you! Non ci credo, è una trappola! Una trappola, Landi, è verità! Io venire da te, voler vivere con te! Non ti preoccupare, Nicola sta benissimo! I love you, Landy. Ti ho lasciato mio marito. Lui è tornato in America. Vieni fuori, vieni da me, please. Oh, eccolo, eccolo. Correndo, eh. Correndo, fermi. Correndo. 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 Mio, lo sta bene. Wrapped up in clover.
Eccomi qua, colonizzato fino ai coglioni. Ho una famiglia, dei figli, che dovevo fare, l'eroe? Ci ho provato, ma poi sapete come sono fatte le donne, no? Quando si mettono in testa una cosa, specialmente le americane, chiaramente ho dovuto prendere tutto il pacchetto. La zia Julie, che ormai ha raggiunto il peso record di 250 kg, non esce più di casa perché non passa dalla porta. Lo zio Jack, che l'anno scorso gli ha preso un ictus e ha preso il posto di mio padre sulla carrozzella. E poi c'è Nicholas, che è guarito, non gioca più ai giochini elettronici, anche se devo dire che lo vedo un po' stanco e pallido. Purtroppo mio padre non ce l'ha fatta. Quando ha visto il porticato stile Hollywood non ha retto, gli è preso un infarto. Mi ricordo le sue ultime parole. Io dissento. La cosa che mi consola è che l'ho messo in buona compagnia. Il rapporto con la contadina è molto migliorato. Ora parliamo, discutiamo del più e del meno. Insomma, abbiamo un dialogo. Allora, dimmi, come va il raccolto? Ma, mi è tanto bene. La grandine dell'altro giorno ha sciupato tutto. Anche i carciofi? No, ecco, quelli no, magari che erano nella serra, si sono salvati. Pomodori? Pomodori anche, si è salvato, perché era la serra. Insomma, Dio, allora si è salvato un po' tutto. Più che un amante, la contadina per me è una valvola di sfogo, insomma, come si dice, una rimpatriata. Perché ogni tanto ci vuole un ritorno alle origini. Io sono italiano, mi sento italiano. Allora quando sono solo e nessuno mi vede, metto questa musica e esagero. We'll be right back.
La storia va raccontata, se non si capisce mia. E siamo contadini e a 3 chilometri da casa nostra e c'è la base americana di Camp Derby. Ora la Giulia, la sorella della mia povera moglie defunta e Dio l'abbia in gloria, e si innamorò di un tenentino americano. E insomma, quando poi lui rientrò in America, lei scappò e non si è più rivista. Questo pachiderma che vedete al tavolo è la zia Giulia. Quando tornate in America? Restiamo solo un po' di tempo, ma niente viaggi. Voglio vivere i miei ricordi. Ma soprattutto, capito, soprattutto voglio stare, anche se non c'è riposo, voglio stare con il mio nipotino. Fa, arranca per pigliare la mano, pigliami la mano. Voglio stare con il mio nipotino. Io e te. Landy? Eh? Lando mi chiamo. E io Wendy. No, Wendy. È scritto male. Ci abbracciamo? Sì. Oh, my cugina. What a pleasure. Siamo cugini. Faccio questo film con la Victoria Silvestre perché secondo me è un'attrice assolutamente vera. Non è come tutte queste belle, tutte rifatte. Non è assolutamente rifatta. Non è una di queste dei calendari, è una normalissima. Vera e non rifatta, è molto brava. Dove andare? Andare a fare spese, in paese. Tipica chissetta italiana? Sì, è tipico. Anche questa pietra, tipica sì. Medievale. Attenta però, eh. Oh. Attenta, no? Guarda le cose alte, i monumenti alti sono più belli. Che carino questo piccolo supermarket. Sì, è tipico anche questo. Ecco, cereali. Sì, però... Ma non è la propria marca che piace, Nicola. Sì, però... va bene, però, Wendy, la roba negli scaffali bassi, dimmela a me, te la prendo io. Ok. Ok, vai a vedere l'altra roba, vai. Scusa un attimo, scusate un attimo. Cosa ci fate qua a fare la spesa? Vi ci ho mai visto. Landy! Sì? Posso prendere 3 pacchi di popcorn? In che scaffale sono? Basta! Non ti chinare, vengo io! No, 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 è finita la festa, capito? Non si dà una buon gustaia. Stai girando? Sì. Tieni la bocca, vanno bene? Mangia, sempre mangia. Guarda, mangia. Due mesi in Italia, mangia, sempre pasta. Lando, ma pianino c'è le buche. Le buche, c'è l'asfalto, ce n'è il buco, sì. Io le sento. Troppo piano. Perché le sue macchine le hanno una certa età. L'ho capito subito, era. Abbiamo chiarito subito. Ma è il posto per 4, c'è posto per 6. Ehi, Lando, vieni su. Perché? Ma perché? Calmo, perché servono questa notte. Ma che te lo vuoi mangiare tutto? No, per la festa di anni. E chi è?
Okay, and now we do what? I'm like standing, girl. I gotta go swimming now. Oh, mamma mia, è sporchissima. Fa niente. Ma fa niente culo. Specialmente con le camere, è un po' troppo, no? No, Angelo? Sì,
Il famoso Claudio Noto ha detto: voglio un porcetto, quello del porcetto, quello del Baianica. Ah, ma gli è molto buona. La Pedrinelli, cosa benediciamo? Il Pedrinelli è buono, no? È buono. Scusa. Che ho detto io? C'è, c'è. C'è di sicuro. Dai. C'è bello con l'arco. Yeah, that's cool. Thank you.
Yeah, yeah. Uh-huh. With this match one. It's the Eastern. Tell in Italian. Record, we break a new record. Infatti, mio amico Gio è pagato la ora, è a tempo. Finito, finalmente. Now I'm siamo finito. E Bruno. Assistente associato. La grande Bruno, la grande. Yeah. L'abbiamo fatta, eh? Ti senti più bella? Grazie. Fuggiamo, primo gruppo.
com'è la festa? Halloween! Halloween, baby! Baby. Ballo te. Ballo, eh?